Si sono conclusi intorno alle 23 con i giochi pirotecnici i festeggiamenti in onore di San Giuseppe promossi dal Comitato e dai padri agostiniani. La festa in città cade la prima domenica dopo il 1° maggio. Tanti fedeli in chiesa e tantissimi hanno seguito la processione per le vie cittadine. La festa di San Giuseppe, molto sentita a Gela, ha fatto riscoprire anche le tradizioni storico-popolari. In piazza Sant'Agostino, infatti, si è svolta la rituale vendita all'asta degli alimenti e dinanzi alla chiesa era presente anche il tipico carrello siciliano. L'iniziativa porta la firma dell'associazione Sergio di Dio di Antonio di Dio. Nel pomeriggio si è svolto il gioco della pentolaccia, più conosciuto come Uyogoro Yajutsu. Così come accade il 2 luglio, in occasione della festa della Madonna delle Grazie, anche ieri per San Giuseppe si è tenuta la spogliazione dei bambini. La processione si è snodata per le vie del centro storico, accompagnata dalla banda musicale Francesco Renda.